Eccoci di nuovo qui a Crevalcore per la presentazione dicevamo appunto, del meeting della Rinascita. In modo particolare stiamo ascoltando quelle che sono dietro di noi le voci della Wushu Kung Fu, che sono lo sport che sta per esibirsi fra pochissimo. Prima di questi sono stati presentati i ragazzi del gruppo sportivo Esercito, Filippo Campioli, Giorgia Benecchi, quindi Sonia Fiordoliva e Simone Geni, che partecipano e appunto hanno portato la bandiera dell'esercito e appunto anche come testimonial sport importanti e grandi campioni. Allora andiamo immediatamente invece a seguire quelle che sono le esibizioni dei ragazzi del Wushu Kung Fu. Abbiamo visto una prima esibizione, abbiamo un Bruce Lee di Spilamberto. Andiamo con il secondo. Queste esibizioni che stanno facendo, loro vi fanno vedere metà di quello che si fa di solito durante la gara. Allora, abbiamo un commento di Carlotta, lei è una campionessa del nuoto, e dicevi, Carlotta? Che dicono che nuotare è difficile, ma io se devo fare una cosa del genere è impossibile. Ecco, vedi, però si può fare, basta allenamento, grande volontà, dico bene? Sì, molto allenamento, questi sono tutti ragazzi che fanno Wushu almeno da 8-10 anni. Adesso quello che vi fanno vedere Gloria e Stefano è un altro settore della nostra disciplina, forse più conosciuto, il Tai Chi Chuan. Il Tai Chi Chuan è una disciplina marziale antichissima, anche questa di provenienza cinese, che comunque negli ultimi anni in Occidente si è sviluppata abbastanza come pratica salutistica. Questi movimenti lenti che loro fanno sono comunque movimenti marziali, però diciamo che, diversamente da quello che avete visto prima, non è privilegiata la parte atletica, bensì la parte interna. Si lavora molto sulla concentrazione, sulla relax, e per questo è diventata anche una pratica salutistica. Ringraziamo questi due della scuola Wushu per questa prima. E ora abbiamo una terza esibizione. Letizia Spada.
Bravissima Letizia. Io colgo l'occasione per dare un saluto anche alle forze dell'ordine, la Polizia di Stato, vedo che un ispettore con noi, i Carabinieri, Polizia Comunale, ma devo anche dire che purtroppo vedendo questa ragazzina fare questa esibizione, si parla molto in questi giorni, ahimè anche oggi, l'ultimo telegiornale, queste violenze sulle donne, credo che qualcuno, se incontrasse Letizia, forse starebbe un pochino più tranquillo, cosa ne dite voi? È vero? Forse saprebbe difendersi e si calmerebbero un po', eh? Carlotta è d'accordo. Allora, abbiamo terminato con i ragazzi del Wushu, ringraziamo la maestra Maria Rosa. Ish, grazie. A questo punto inviterei l'assessore regionale allo sport, dottor Massimo Mezzetti. Buonasera a tutti, il mio ringraziamento va prima di tutto agli organizzatori del meeting. So quanto lavoro Mauro e gli altri assistenti hanno, quanta passione, quanto lavoro. So quando lui ha detto che cosa vuol dire gioie e amarezze, però ne è valsa la pena, credo che questa sera sia dimostrazione che ne è valsa la pena. Per quello che abbiamo potuto abbiamo affiancato in questo tragitto gli organizzatori, e soprattutto quello che ho apprezzato è, visto e considerato che stiamo ragionando su un progetto che ha idea di sviluppi anche futuri, tappe future, quello che ho apprezzato è stata la scelta di inaugurare questo percorso, questo processo lungo, con questo meeting qui nelle aree del cratere, perché ha un significato particolare, ha il significato particolare intanto di, appunto, il meeting della rinascita, un anno dal terremoto, la volontà di ricominciare nella normalità. Dio sa quanto abbiamo bisogno di riconquistare la normalità, e quelle cose che ci apparivano scontate nella quotidianità della vita di ognuno di noi e che questo anno ci ha fatto capire quanto scontate non fossero e quanto è importante anche recuperarle. Fra queste lo sport, le attività sportive, motoria, che hanno un'importanza fondamentale non solo per quello che riguarda l'aspetto appunto sportivo, l'aspetto sanitario, della salute, ma anche dal punto di vista della capacità di coesione sociale, di aggregazione, soprattutto per i più giovani, ma non solo. L'impiantistica sportiva è rimasta fortemente danneggiata dal nostro terremoto, in parte per le strutture al coperto siamo riusciti a intervenire anche con un rapporto sinergico con l'attività, con l'assessorato alla scuola e oltre che con la struttura commissariale, e riprogettando i plessi scolastici come veri e propri campus dove le strutture sportive sono al servizio della didattica ma anche della comunità 24 ore su 24. Dobbiamo ora intervenire, stiamo intervenendo su quello che era l'impiantistica all'aperto, che ha sofferto anch'essa perché si è messa al servizio delle prime emergenze. Ora bisogna recuperarle a quelle che è l'attività sportiva, speriamo di poterlo fare al più presto, con processo anche rapido, ma credo che anche questo appuntamento serva ad accendere i riflettori su quello che appunto è la necessità e l'emergenza anche sportiva nelle aree del cratere. Naturalmente da parte nostra gli amministratori, i sindaci lo sanno perché sono stati in questa esperienza commissariale protagonisti come subcommissari del Presidente Errani, che è il commissario. Abbiamo sperimentato una forma, diciamo, democratica e plurale di gestione. Credo che nonostante tutte le difficoltà questo abbia dato dei risultati. Come dice sempre il Presidente Errani, nonché commissario straordinario, tanto abbiamo fatto ma tanto c'è ancora da fare. Speriamo che con anche questi appuntamenti, che hanno grande importanza nel ridare fiducia, ottimismo appunto della volontà, possiamo trovare la forza per andare ancora avanti in questa direzione. Grazie a tutti quanti. Grazie a lei, Assessore. E dopo le parole di speranza da parte dell'assessore Mezzetti, cioè tanto è stato fatto ma tanto è ancora da fare, però siamo tutti insieme qui per costruire tante cose belle, noi ci fermiamo ancora una volta pochi minuti e poi torneremo fra pochissimo qui dall'auditorium del 1° maggio di Crevalcore.
creva il cuore, esattamente dall'auditorium Primo Maggio, dove è in corso la presentazione del meeting della rinascita. Lo ripetiamo per chi si fosse messo soltanto ora all'ascolto, alla visione di questa bella diretta: è il meeting, la kermesse sportiva che vuole dare sfogo e vuole dare ragione a 18 discipline sportive poco conosciute. Le leggiamo qua: sono la kickboxing, il basket 3 contro 3, l'orienteering, il paddle, le attività paralimpiche, la palla tamburello, gli sport equestri, cheerleading, flying skin, disc, scusate, che ovviamente praticamente è il flying disc, appunto, è il disco, quello che normalmente si utilizza anche per esempio al mare, ma ci sono anche le bocce, il wushu kung fu che abbiamo visto prima in precedenza, gli scacchi, il bowling, il dodgeball. Questa disciplina un po' particolare, praticamente palla avvelenata, americanizzata, diventata con tante regole, uno sport anche molto bello e movimentato. Il cricket, il bridge, il rugby e la dama. In sottofondo state ascoltando la banda di Crevalcore, che ha finito appunto in questo modo il suo intervento, e ovviamente continueranno qui, come è già successo, le esibizioni sportive, le esibizioni della banda, i discorsi delle istituzioni. Abbiamo già sentito tre o quattro alcuni appunto delle istituzioni, come il presidente del CONI, l'assessore allo sport della Regione Mezzetti, come il presidente dei giochi, appunto, dei Olympic Sporting Games, cioè Mauro Fizzoni. Fra un po' torneranno anche i ragazzi che si esibiscono. Abbiamo visto prima le cheerleading, abbiamo visto prima i ragazzi del Wushu Kung Fu, e ci saranno appunto ancora altri ragazzi che si presenteranno. In questo caso il discorso è di Nicoletta Gandolfi, che è la presidente del Panathlon Bononia, che ha seguito fin dal suo inizio questa idea dei Olympic Games. Presidente del comitato organizzatore, quindi del professor Franceschetti. E dunque, cos'è il Panathlon? Brevemente, il Panathlon è un club service che si occupa della diffusione dello sport in tutte le sue discipline sportive, e ben vengano anche le discipline non olimpioniche. Quindi lo sport con i suoi ideali, ideali di aggregazione sociale, come è stato prima ricordato dall'assessore, di coesione e in questo caso specifica anche di solidarietà. Quindi il Panathlon si sta impegnando sia per questo comune sia per altri, al fine appunto di poter rendere agibili delle strutture e di ridare anche un po' di ottimismo e di speranza, perché lo sport vuole essere anche veicolo di buon spirito oltre che di valori positivi. Quindi io ringrazio ancora, in bocca al lupo, e siamo con voi. Buonasera. Grazie architetto, molto gentile. E allora, dopo questo saluto, un altro piccolo break di spettacolo. Invitiamo questa volta di nuovo le cheerleading. Excuse me if I'm coming too strong, but tonight is the night we can really let go. My girlfriend's out of town and I'm all alone. Your boyfriend's on vacation and he doesn't have to know, no. Abbiamo tre, vediamo se dalla regia sono pronti. Avanti le altre ragazze, cortesemente. Prego. We'll be right back.
Bravissime! Beh, l'acrobazia credo che sia molto spettacolare come sempre. Andiamo con la terza sessione, allora di nuovo con noi le cheerleading della Virtus, abbiamo visto in precedenza le ragazze della Iupis Zavattaro. Direi che dalla preparazione vedremo qualcosa di spettacolare e molto acrobatico, eh? Girl, you know I'm loving you. Jacking him up style. Checking you out. Like, oh, my God. I like that. My body rocks the rhythm. Beat my drum hard. I like that. I hit the jackpot. Check. Bene, è giunto il momento di fermarci, quindi vi ricordiamo, noi siamo in diretta qui per la presentazione del meeting della Rinascita Crevalcore, ci fermiamo qualche istante, torniamo in pubblicità, ci sarà il telegiornale e quindi insieme ad Antonella Zangaro continueremo a seguire qui dall'auditorium primo maggio di Crevalcore questa diretta, ovviamente, come dire, sovrapponendoci o comunque collaborando anche durante la telegiornale. La linea appunto alla regia e noi ci vediamo da Crevalcore fra pochissimo.